Buongiorno a tutti, buongiorno amici di Ciocomo. Ovviamente gli auguri di buona Pasqua per tutti voi e lo facciamo così, gli auguri di buona Pasqua, con questa mostra che direi è molto molto bella ed emblematica. Siamo venuti ancora a Villa Casana, a Novedrate, per farvi vedere questa mostra. Adesso vi facciamo vedere i pezzi più significativi. Presepi e diorami pasquali però, non abbiamo sbagliato, non siamo a Natale, siamo a Pasqua. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il sindaco, come sempre, il padrone di casa, ciao Serafino, buongiorno, buona Buongiorno, Pasqua buona Pasqua e tanti auguri e a tanti tutti gli auguri. spettatori. E allora, non abbiamo sbagliato, è Pasqua. No, no, siamo proprio a Pasqua, nonostante il tempo sia natalizio, però siamo a Pasqua. Cosa avete fatto qui a Villa Casana? Adesso la giriamo un pochino e facciamo vedere i pezzi, veramente pezzi bellissimi. Serafino. Con l'Associazione Italiana Amici del Presepe abbiamo realizzato questa seconda mostra dei presepi diorami, proprio qui a Novedrate, dopo il grande successo della 30ª mostra dei Quella dei presepi presepi di Natale, natalizi. l'abbiamo vista, quella dei presepi di Natale, l'abbiamo vista. E allora il tema adesso è la Pasqua, Il tema è è la la Pasqua, resurrezione. la risurrezione di Cristo che vedrete rappresentata nelle varie scene di vita e nelle varie scene della passione di Gesù Cristo in molte opere. E allora, come posso definirlo? Presidente. Sì, presidente sì, ma anche la passione, l'uomo che insomma ci ha fatto vedere tantissimi presepi belli e adesso ci fa vedere altri presepi, ma con tema pasquale e anche i diorami. Il nome? Flaviano Flaviano. Zanazzara, Ecco, sì. Flaviano, giusto, giusto. Sì, io sono qui con i nostri amici che Ecco, sono i ci sono anche gli amici, vieni collaboratori, che li perché è facciamo vedere tutti, importante ovviamente, che sono ci siamo esatto. tutti. Villa Casana, Novedrate, oggi. E anche domani siete aperti, vero Sì, e Flaviano? anche sabato prossimo 6 e 7 aprile. Ok. Dunque, abbiamo fatto una mostra che rispecchia un po' la mostra natalizia, in questo senso. Abbiamo usato tutte e 6 le sale di Villa Casana e abbiamo divise in la prima sala, diciamo che è una sala un po' di contemplazione perché Che questa rappresenta qua, esatto. è Intanto vi questa. facciamo vedere ancora i collaboratori che sono stati sono fondamentali Certo. per portare avanti questa rassegna aperta oggi pomeriggio, se volete, e anche Certo. domani. È una giornata in effetti che si presta, Certo, perché sì. fuori è difficile fare qualsiasi cosa. E ecco, queste sono le sale bellissime, come dicevi, Flaviano, spiegami un Questa attimo. è un po' la sala che abbiamo chiamato l'albero della vita, perché ci C'è sono anche il buio cinque per. opere particolarissime fatte da un autore di Cremona, Massimo Storti, che anche a Natale chi è stato qui ha visto Allora, le facciamo dice vedere velocemente. Ecco, ecco chiaramente, ecco, questo il tema è la resurrezione, la certo la passione passione e la e la resurrezione, risurrezione perché siamo a esatto Pasqua, ovviamente, amici, è veramente una mostra che merita. E come valeva venire quella di Natale, perché i presepi certo erano stupendi, anche qui, questo è l'angolo dei diorami, appunto, e come vedete. Ecco, in questo ad esempio ci sono 3 scene, la crocifissione, deposizione e risurrezione, nello Allora, aspetta, stesso questa è diorama. esatto, la crocifissione, la deposizione e poi La la resurrezione di risurrezione, Gesù. Esattamente, esatto. eccola qua, perfetto. Ed è davvero splendido tutto questo. Questo è un crocifisso che rappresenta un po' i giorni nostri perché richiama un po' la guerra. È stato realizzato all'inizio della guerra dell'Ucraina e dunque è un'opera astratta, Sì, sempre noti di Massimo il Storti. cannone eh sì, Che esatto. rompe la croce. Il cannone che rompe la croce, giusto, sindaco? Sì, in effetti, ecco, perfetto. E, no, perfetto, insomma, beh, ecco, questa è la crocifissione Questa è la ancora. crocifissione. Sono dei diorami bellissimi, sono davvero dei diorami bellissimi, meritano davvero di essere visti. Ripeto, Villa Casana a Novedrate. Vieni, Questa Flaviano. sala invece rappresenta un po' i dottori nel Tempio, Gesù fra i dottori. Gesù fra i dottori, fino ad arrivare a Emmaus. Dunque un po' tutta la vita, battesimo, qui c'è la Samaritana, qui Sono abbiamo delle il vere, ma sono lebroso, delle vere opere d'arte, perché sono sono delle veramente opere. fatti benissimo. Cioè, ecco, il tema cambia rispetto al Natale, chiaramente. Poi qui ci sono vari momenti della vita di Gesù, ovviamente.
No, è veramente un bel capolavoro. Voi, so che tu ci tieni tantissimo perché ci lavorate mesi e mesi e questa è la seconda edizione di questa bellissima mostra. Sì, esatto, noi questa mostra, mentre smontavamo il Natale, Avete già al 20 pensato? gennaio, no, Infatti. costruivamo già la mostra di Pasqua, dunque Esatto. noi è da settembre che stiamo lavorando 3 sere alla settimana Sono opere d'arte, e scrive la nostra sabato amica e domenica. Silvana, che saluto. Ciao Silvana, Daniele, anche a voi facciamo gli auguri di buona Pasqua. Sì, non ci siamo sbagliati, è una mostra di presepi e diorami, ma il tema è pasquale, come vedete, appunto, c'è la crocifissione e poi c'è la risurrezione, in questo caso Deposizione, la dove c'è la deposizione di Gesù. risurrezione. Ecco, è veramente bellissimo. Ecco, questa è la locandina ufficiale, quindi organizzato e bravi l'Associazione Italiana Amici del Presepe di Novedrate. Oggi e domani sono aperti e poi sabato 6 e domenica 7 ancora, Mattina e pomeriggio. mattino e pomeriggio, esattamente. Villa Casana, sindaco, dacci un riferimento per come arrivare, è facile però. Villa Casana è nel centro storico di Novedrate, ci si arriva facilmente, ma trovando poi posto all'interno del parcheggio Ecco, dell'università che è a perfetto. fianco poi di Villa Casana. Beh, ci sono poi tante indicazioni, ho visto, quindi vi Esattamente. portano qui direttamente. Perfetto. Ecco, ancora altri bellissimi diorami. E adesso andiamo nell'altra sala Nell'altra perché sala c'è sono presepi aperti e scultori. qualche chicca ancora da vedere. Le potete venire, venite a vedere veramente. Ripeto, oggi è aperto, è una giornata brutta fuori, quindi se volete farci un salto, venite volentieri. Ok, spiegami tu, allora Flaviano. Questa, ad esempio, è un'ultima cena rivisitata un po' Ah beh, dal certo. nostro socio Stefano. E qui ci sono, questo è Gesù tra i fanciulli. Poi qui abbiamo La vocazione. una riproduzione del quadro del Caravaggio, praticamente, La vocazione di Matteo, ecco, Ok, è vero, vista in vero, questo modo. Qui vero, vero. Ce abbiamo ne sono un'altra anche ultima ancora, cena. ce ne sono davvero Sì. Questa tantissimi. E l'ultima, esatto, l'ultima cena. è un'ultima cena, rappresentata proprio al secondo piano, come dice il E beh, Vangelo. è vero, è proprio quello che dice il Vangelo, è proprio al secondo, è vero. Invece abbiamo tutte le sculture Ecco, qui ci praticamente. sono delle sculture invece, Flaviano, giusto? Sì, esatto. Ne Qui ci faccio sono vedere le un paio. sculture. Ecco, e guardate Che però, bellezza di ecco, anche la bellezza, sindaco, la e i deposizione, particolari. questo Gesù che viene Ecco, portato da questa due era donne. la croce dove è stato crocifisso Gesù e che poi viene deposto in questo Deposto, caso. E portato al guardate, sepolcro. portato al sepolcro. Guardate anche la precisione dei Pizza di particolari, particolari. esatto, veramente, veramente pazzesco. Quindi complimenti davvero per questo lavoro, per questi lavori. Sono tutti Qui poi firma. invece ci sono delle sculture, praticamente. Ok, ma questa è la crocifissione ancora. Questa è la deposizione. Sì, insomma, il tema è proprio esattamente Una quello inserita pasquale. nell'albero. Questo è, ecco, questo è una crocifissione, Flaviano, Ecco, inserita all'interno di questa è questo fatta da una tronco. nostra socia che è una ragazza di 18 anni, Giada, che è lei che ha realizzato questo presepe, praticamente, Molto questa bello, scena. Sì. molto bello. E allora adesso noi chiudiamo da Novedrate, facendovi gli auguri di buona Pasqua, facendovi vedere però La chicca. La chicca che Flaviano ci teneva tantissimo, giustamente, me l'ha fatta Realizzata vedere. dopo Natale. Ecco, Questo. perché loro praticamente non si fermano mai, sindaco. È Loro vero. adesso già stanno pensando a Natale, perché è giusto che a Esattamente. Natale ci sarà, giusto? C'è la mostra dei Certo, presepi sicuramente. natalizi? Veniamo a trovarvi. Preceduta Ok. dalla mostra del Del pizzo. Ah già, c'è la mostra anche del pizzo A prima. ottobre, A sì. ottobre, giusto? Abbiamo percorso i tempi. Allora, bravi davvero l'Associazione Italiana Amici Questo è una riproduzione veramente pazzesca. Spiegami. Questo noi abbiamo visto in questo modo, abbiamo realizzato il sepolcro dall'interno, dunque praticamente come il visitatore quando arriva qui è come se fosse all'interno del sepolcro della risurrezione e guardando fuori si vede la crocifissione sul Golgota. Ah, ma Oh, veramente pazzesco. questo è in grandezza naturale come potete Questo è vedere. in grandezza naturale, davvero, fatto veramente. Anche qui i particolari hanno un peso importante, davvero complimenti. Questo è il telo dove è stato deposto Gesù. È il telo, esatto, ecco, questo è il telo
E la colomba, colomba di pace, simbolo della della risurrezione. resurrezione, ovviamente. Ecco, questo è appunto il luogo dove appunto è stato deposto Gesù, riprodotto in maniera veramente. Poi, tra l'altro, anche Flaviano, anche un colpo d'occhio veramente pazzesco, con lo sfondo, con il cielo, con la crocifisso. Beh, veramente una cosa importante. Bello, un bellissimo colpo d'occhio. Poi, ultima cosa, questa è una sala che è stata realizzata, questi per esempio sono stati realizzati dagli amici di Milano Lainate e loro hanno riprodotto i migliori quadri della Passione in modo tridimensionale, traforando Ah, ecco, è i vero, quadri perché è e qui ci sono tridimensionale, vero? tutti i quadri della Passione da questa parte, qui le donne nella Passione. Le donne nella passione, giusto, è vero. Associazione Italiana Amici del Presepio di Lainate, facciamo i complimenti anche a loro per questo lavoro. È un gran bel lavoro, ragazzi, è veramente un gran bel lavoro. Una mostra curata, che appunto vale la pena di venire a visitare. Saluto gli amici che sono con noi: Alessia, Sandra, Gianluca, Luisa, Lisa, Stefania, Silvana. Auguri, auguri anche a voi. Oggi abbiamo voluto farvi gli auguri così, con questa mostra che il sindaco ci ha spiegato. Grazie, anzi, poi ci ha anche detto grazie, sindaco. Allora, adesso in ordine: prima il pizzo, perché non vedrate, è anche pizzo, e poi torniamo a dicembre, perché qui al posto del tema pasquale ci sarà quello natalizio, Fabriano. Sicuramente, con una novità, una tipologia di presepe nuova, che presepi a quadri in questa sala specialmente. Allora, non veniamo, torniamo a dicembre. No, grazie davvero, auguri, Flaviano. Venite oggi e domani se volete. Villa Casana vi aspetta, è offerta libera, offerta libera Certo, all'ingresso, perché ingresso giusto, libero. cioè ingresso libero con offerta, perché anche per loro in effetti è un impegno, Serafino. Ecco, poi da questo sepolcro proprio possa partire qui da Novedrate, da questa sede storica e prestigiosa, un messaggio di pace. Con la Qui colombina, la ecco, Sicile, poi il messaggio ci che vi auguriamo per i lanciamo è proprio prossimi questo: per i mesi prossimi mesi, possa soprattutto speriamo. coinvolgere tutto il mondo. Grazie, sindaco, auguri, Grazie, tanti grazie. auguri a Ciao te. Grazie, Flaviano, auguri a tutti. complimenti, Grazie mille. complimenti all'Associazione Italiana Amici del Presepio, sede di Novedrate. So che ci tieni molto ed è giusto ricordarlo. Guardate che capolavori, veramente bellissimo. E così noi vi auguriamo la buona Pasqua. Credo che sia stata una cosa un po' particolare, no? Abbiamo voluto aspettare per Pasqua per farvelo vedere. Grazie a tutti e buongiorno.